Ciao, benvenuto, sono Cristina Bazzanella e quest'oggi farò una pratica dedicata alle torsioni nelle posizioni di forza. Quindi sarà una pratica sicuramente divertente dove l'equilibrio, la forza e la capacità di ruotare della spina dorsale faranno da protagonisti in questa pratica. Iniziamo quindi con un po' di lavoro sui polsi. I polsi serviranno per questa pratica, quindi iniziamo proprio a fare questo lavoro. Afferriamo con la mano destra le dita della mano sinistra e portiamo indietro verso di noi le dita. E ci andiamo di nuovo a flettere le ginocchia e portiamo le mani in preghiera, centro del petto. Vogliamo andare in torsione, andiamo prima con il gomito sinistro oltre il ginocchio destro. Presso i palmi, guarda su. Se puoi, la mano sinistra a terra, il braccio destro verso l'alto, mantieni. Uno, due, tre, quattro. E andiamo con tutte e due le mani a terra. Tu puoi rimanere all'inizio del tappetino, mi porto in questa posizione in modo da potertela mostrare meglio. Abbiamo le mani aperte più o meno alla larghezza delle spalle, la coscia e il ginocchio destro sono appoggiati al gomito sinistro. Poi provi a sollevare le gambe lateralmente, mantieni la posizione. Uno, Parsva Bakasana. Due, tre, quattro. Poi ritorni con tutti e due i piedi a terra e proviamo a sentire se possiamo entrare ancora in torsione. Possiamo rimanere con le mani a terra, va benissimo questo. Se riesci, giri con il braccio sinistro intorno al ginocchio, alle ginocchia, e afferri le mani da dietro la schiena o afferri il polso destro dietro, guardi indietro oltre la spalla destra. Ti stabilizzi sul piede destro, provi a salire. Ok. Provi a distendere la gamba sinistra e se riesci guarda indietro. Mantieni e piano piano riaccompagni il piede sinistro a terra, il piede destro indietro. Liberi e di nuovo mani a terra, gamba sinistra indietro, scendi Chaturanga. Inapriti, inarca. Espira, cane giù.